Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Horror Dread. Come vedete oggi siamo su Plants vs Zombie. Questo gioco l'ho comprato da poco perché l'hanno messo in offerta su Steam ovviamente. Quindi ne ho approfittato di prenderlo e comunque ci tenevo da tanto tempo a giocarci di nuovo. Comunque ci giocavo tempo fa. E di farci anche dei gameplay visto che comunque è carino come gioco. Almeno a me piace, poi non si sa mai. Bene ragazzi, questa è la nostra casa, probabilmente saranno queste le prime missioni che faremo. Che sarà tipo... ecco infatti, tipo tutorial, ok. Va bene, allora si parte così. Non c'è un modo di saltare? No, non c'è un modo, va bene. Allora, vabbè, questo è l'inizio. Gli arrivano i primi zombie. Vabbè, in caso non so, ma vediamo se per caso il tutorial è troppo lungo. Cercherò di fare semplicemente un taglio in questa parte. Quindi vi sto già avvisando che taglierò in caso questa parte e passerò direttamente alle missioni dove non ci sarà il tutorial, ovviamente. Per adesso, vabbè, continuerò. Ah, vediamo un po'. Ah, ricordo bene come si gioca. Bene, perfetto. Carino questo gioco. Allora, dai, uccidiamo questi zombie velocemente e passiamo direttamente alle prossime missioni senza annoiarci con questa storia. Che già sappiamo come si gioca. Ecco la nuova carta. Vabbè, credo che forse il tutorial non sarà molto così noioso e così lento. Quindi in teoria potremmo anche forse non tagliare nulla. Ok, passiamo alla seconda missione del primo livello. Oh cazzo, un bel po' di zombie adesso. Ok, ora abbiamo tre terreni, perfetto. Già siamo arrivati a livello... vabbè, qui credo che spiegherà sicuramente le prime carte. Quindi sarà molto veloce come cosa. Ora prendiamo i semini, ecco. Seconda piantina. Dai, girasoli, spammate questi puntini che prima che arrivano i zombie. Ovviamente ne facciamo un altro. Ok, questa qui di nuovo adesso non serve a niente. Ora dobbiamo... ci conviene mettere le piantine da combattimento prima che attaccano i zombie. Infatti stanno già arrivando. Dai, veloce. Ok, perfetto, abbiamo fatto la seconda piantina. Vai, combattete uomini. Vabbè, credo che il tutorial è solo quello iniziale. In teoria spiega solo come posizionare le piante, quindi non credo che verrà noioso. Allora ragazzi, lasciamo stare i tagli in questo momento. In caso solo c'è i soliti tagli che si fanno per il gameplay, vabbè. Senza... inutile che taglio tutta questa scena, perché alla fine non è così lungo il tutorial come si possa pensare. Dai, che noi abbiamo fatto un sacco di punti ragazzi, un sacco di punti. No, 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 che cazzo fai? Allora, prendiamo questo, questo. Ah, è vero che noi abbiamo un tot di tempo per mettere la carta, giustamente. Che sennò sarebbe troppo facile. Dai, zombie, fatemi vedere cosa riuscite a fare. Non so se nel nuovo c'è anche su Steam uno nuovo in cui potevi giocare anche con i zombie, perché sinceramente questo gioco ci ho giocato ma non così tanto. Cioè sono arrivato a un punto, poi mi sono scocciato, tra virgolette. Più che altro non so se anche in questo qui vecchio, perché questo comunque è quello là classico, dovrebbe essere. Bene, abbiamo sbloccato una nuova carta. Non mi sbaglio, questa è la bomba, la carta che non userò mai, insomma. Cioè quella meno usata. Andiamo a next level. Ok, The Run Red House. Ok, partiamo velocemente. Cherry Bomb. Sicuramente non me la... è una carta che ho usato molto poco. Da con ben... da ciò che mi ricordo. Sta arrivando già uno zombie. Io direi di fare direttamente prima questo. Secondo me ce la facciamo. Spero. Basta che una piantina. Ok. Dai, dammi tanti semini mi servono. Che poi non sono semini, credo. C'è la forma del sole, quindi credo energia. Bello perché i zombie camminano anche senza testa, in un momento. Dai, dammi altri semini.
E poi Plants vs Zombie, quello carino che ho visto, cioè su PS4 che si gioca online, molto carino. Tipo ci sono 4-5 arene, non so se ho di più, non ricordo, dove praticamente combatti, giochi online e ognuno si sceglie uno zombie o una pianta. È molto divertente. Ma il classico è sempre più bello di Plants vs Zombie. Ora arrivano quelli con i caschi che sono un rompimento di scatole. Dai, abbiamo già tolto il casco a quel tizio, quindi siamo tranquilli in questo momento. Andiamo a 3 semini. Semini, senti a me. L'energia, la chiamiamo l'energia. Allora. E infatti, sì, è energia del sole, energia del sole. Ok. Quanta gente. E pensare che all'inizio è abbastanza semplice come gioco. Non voglio, iniziamo a vedere di più in avanti come inizieremo a piangere. E che arriveranno così tanti zombie che... Ecco, già arriva l'orda finale. Mi aspetto tantissimi zombie già. Ok, perfetto. Ora potremmo già usare le bombe, mi sa, perché ormai abbiamo tantissime piante. Ma non so, penso che ce la facciano direttamente le piante a combattere. Dovrebbe esserci italiano, perché ricordo che ci ho giocato italiano, però vabbè. Almeno per capirci qualcosa. Visto che in inglese sono negato, quindi lasciate stare, ragazzi. Vabbè, siamo passati già alla quarta missione, mi sa. Perfetto. Ok, oggi, ora già si inizia a fare sul serio. Ora si inizia a fare sul serio, siamo comunque al primo mondo, al quarto livello, quindi siamo ancora all'inizio. Prendiamo tanti semini, mettiamo queste piantine. Arriva già l'orda, di già. Direi mettiamo questa, tanto ce la facciamo. Dura, dura, vai veloce, dammi un semino. Veloci. No, ho sbagliato. Ecco. Ho sbagliato, ho messo la pianta troppo avanti. Cavolo, dai, 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 altri semini. Dai, dimmi che ce la fai piantina, ce la puoi fare. Ok, perfetto, ce l'ho fatta giusto, giusto. Meno male. Già mi stavo iniziando a preoccuparmi. Mettiamo questo, chiamiamo i semini. Questa carta mi piace tantissimo, però mi dispiace sempre vederlo che viene mangiato e lui non può fare nulla, è molto brutto, però ci sta. Ok, ora ci sono tanti punti, dovremmo fare tantissimi punti velocemente. Dai, così mettiamo già le prime difese e poi vediamo cosa fare. Dipende da quanti zombie arriveranno. Mi serve un altro semino, dai, veloci. Ormai sono fissato con semino. Mi spiace, ragazzi, ma da oggi in poi non si chiamano più sole, ma semino. Allora, datemi tanta energia. Ok, iniziamo a fare... Io direi di completare tutte le piante che attaccano. Conviene. Tanto ora accumuliamo l'energia come niente. Quindi dovremmo riuscirci... tranquillamente. Dai, zombie. Guarda qui quanti zombie vogliono attaccare il mio terreno. Come osano sfidare la casa di Doran Red, questi pazzi. Abbiamo accumulato tanta energia. Ora possiamo mettere le mura. All'inizio la faccia felice, poi quando inizia ad essere mangiato cadono le lacrime. Piantine coraggiose che combattono. Allora. Ok, orda finale, arrivata. Ora ci vorrà tempo per quello, quindi dove... Oh, vai, mettiamola qui. Oh, fa tanti danni, eh. Giusto per provarla. Guarda, è stata sconfitta così velocemente. Oh, la pala. Ah, mi ricordo che la pala serve per eliminare le piante. Oh, non mi ricordo, sinceramente. Ah, ok, sì.
Ah, questo è il pazzo lì. Che già ricordo la storia, però io sinceramente eliminiamo le piante velocemente. Oh, good. Oh, no. Ah, ok, ah, ricordo questa missione. Ok, perfetto. Perché io sono pazzo. Allora. E ora ricordo, ricordo. Ok, sì, ricordo, ricordo, perfetto. Tipo sarebbe l'ultima missione di questo primo livello? Non ricordo, sinceramente. Bullying! Ora queste cose, almeno per la prima volta, questa carta di piante è utile a qualcosa. Cioè non rischia la vita per nulla. Cioè vabbè, non per nulla, ovviamente sacrifica per difendere il suo castello. Allora, arrivano tanti zombie ora. Vai veloci. Questa è quella esplosiva. Ok, sì. Se la buttavo in mezzo fosse stato meglio. Dai. Bam. Sono qui con i cappelli, quindi devo colpirli due volte. Ok, perfetto. Anche se l'avevo già capito, però. Troppi zombie, troppi zombie. Ok, ho fatto doppio. Quanti zombie. Oh cavolo, che cazzo fai? Ok, perfetto. Lì sotto ci sono due zombie, che è un problema. Oh, ho fatto tipo tre zombie su una palla. Anche ora. Troppi zombie, troppi zombie. L'orda finale, addirittura pensavo fosse questa, sinceramente. Dai, dai, possiamo farcela. Questo cacchio di zombie arrivano. Il portabandiera è morto. Vai. Ok, perfetto. È uscita giusto, giusto quella che ci serve. Dai. Perfetto. Questo che cos'è? Sinceramente non mi ricordo questa carta. Tanta sincerità. Esplode. Ah, ok. Esplode a contatto con... Ok, perfetto. Bene ragazzi, siamo stati fatti. Ok, iniziano ad arrivare già i zombie particolari. Comunque ragazzi, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. So che questo qui verrà abbastanza corto, però almeno abbiamo completato, tra virgolette, il tutorial del gioco. E siamo pronti per il prossimo livello, che sarà questo qui. Va bene ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti. Se questo episodio vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento, come piace. E se continuare comunque questa serie. Ciao.